Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltaleale, eccoci qui di nuovo con Need for Speed Payback. Siamo con la Nissan Skyline che ho modificato un pochettino, come potete vedere. Faccio anche sentire un po' il sound. Dai, ci sta la nostra Nissan Skyline da drift. Altra cosa che non si vede così, ma si vede quando partiamo, sono... Vabbè, il consumo pneumatici, diciamo, il fumo degli pneumatici verde ci sta. Cioè, verde in realtà è turchese perché non ce l'avevamo il verde, ci lavoreremo. Comunque, come detto, un po' di modifiche, fatemi sapere se vi garbano. Come detto, ogni tanto andiamo a vedere direttamente l'auto così com'è, tanto poi ci lavoreremo ancora sopra. Perché? Perché volevo andare appunto qui a fare queste gare. Anche se, come potete vedere, il prossimo gruppo ci raccomanda 209 di performance di derapata, noi abbiamo 182, però ho acquistato qualche componente, ma questo è, cioè, non è che abbia trovato niente di interessante, o meglio, qualcosa sì, l'ho acquistata, però non ci arriviamo a 209, nonostante abbia speso un po' di card, un po' di soldi che avevamo da parte, ma più di questo non sono riuscito a fare, quindi ci proviamo uguale e buonanotte. Vediamo se ce la facciamo lo stesso con la nostra Skyline. Una cosa che ho modificato nel tuning rapido è stato l'angolo di derapata un po' più accentuato. Poi vediamo come ci troviamo. Comunque, andiamo appunto subito a sfidare quest'altro gruppo. Poi pian piano li andremo a sfidare un po' tutti, visto che ci ha sbloccato le nuove gare. E come detto, un po' il sistema di modifica, secondo me... c'è da rivedere qualcosina, perché così a card non è che mi attiri più di tanto. Però questo è qua, per il momento è l'unico aspetto che mi sta piacendo meno, diciamo, di questo Payback. Per il resto mi sta garbando, però questa cosa un po' meno. Comunque, prepariamoci per batterci contro il rombo di tuono. Vai. Esistiamo tra curve e movimento. Costeggiamo il confine tra vita e morte, trazione e caduta, e io sono il re delle derapate. Aki Kimura, benvenuto tra i robot di tuono. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Adesso ci ha sbloccato un po' tutte le tipologie, quindi. Sean McAllister. Ho sentito parlare di te. Dicono che punti alla mia corona. Io non voglio la tua corona. Sono qui per battere il tuo punteggio. Battiamo record in tutta la nazione. Pensi davvero di poterci sottrarre quello di Fortune Valley? Ti godi il sogno americano, eh? Mi piace. Ma i record di Fortune Valley sono miei. Derapa continuamente per 500 metri, ci proviamo. Qua le scommesse iniziano a salire, Questo tracciato è l'anello del re. Vediamo cosa sai fare. Proviamo. Allora, il fumo turchese è un po' così, però dai, ci sta. Allora, prendiamo un po' di velocità perché... così. Si va... Allora, i 500 metri di derapata dobbiamo trovare qualcosa di prepotente che ce li faccia fare, perché qua cerchiamo di prendere più velocità, onestamente, che... Sei di Londra? Ci sono stato qualche anno. Magari fa. Ci è utile. Ora la mia casa è Silver Rock, nel bene e nel male. Volevi una seconda possibilità, capisco. Già, sto ancora cercando. Eh, 500 metri di derapata continua non sarà facile qua. Dipende se ci capiterà un pezzo di strada prepotente o meno. La livrea l'ho scaricata tra quelle degli utenti, come potete notare. Visto che è abbastanza semplice, la riconoscerete sicuramente, però... Vai così, Mac. Io ho modificato solamente quell'altra della Golfina, molto semplice, anche quella della Mustang, in realtà. Aia, quando... Aspetta, accumuliamo un po' più di... vaffanculo. Tieni quelle traiettorie, potresti battere te. Stai calmo, mi serve un po' di...
cazzo qua potevamo... ma il fatto è che non va abbastanza veloce per fare una cosa del genere. Ora attenzione perché non manca poi tanto, 2 chilometri e ci mancano un po' di punti, quindi devo arrivare a 176.000. Non credevo che ci avresti battuto all'anello terrestre. Cagare. Ora non punterai più contro di me. Aia. Allora, diciamo che non è abbastanza reattiva. Non so se qualche modifica che ho fatto l'ha un attimino resa meno guidabile rispetto a prima. Non ci manca tanto per battere quello. La derapata non l'abbiamo fatta, però cerchiamo almeno di battere questo. Hai superato il record. Beh, sono sorpreso. Se questo ti sorprende, presto sarai sbalordito. 500 metri di derapata è tosta. Vabbè, almeno cerchiamo di fare al meglio delle nostre possibilità. Poi non ce l'abbiamo fatta per la scommessa, maledizione. Punto per Fortune Valley. Non conoscendo poi il tracciato non sappiamo neanche se è fattibile o meno. Però noi ce li buttiamo comunque, tanto su pochi soldi non è un problema. Ci proviamo sempre. Allora, mi dia una speed card adesso decente che mi faccio aumentare la prepotenza dell'auto. Velocità massima, ok. Però l'accelerazione che ci frega. Noi in realtà ci servirebbe più l'accelerazione che la velocità. Guarda, fa una cosa, inviala al garage, poi valutiamo. Perché in derapata ci serve, come detto, più accelerazione che velocità massima, effettivamente. Allora, il prossimo, la prossima gara è qui sopra. E non mi sono neanche impegnato. Ci vorrà un po'. La corsa del ponte. Dimostra che non hai vinto per caso. Nessun problema. Va bene, dai, ci vediamo allora direttamente all'arrivo, visto che ci vuole un po' prima di arrivare alla prossima gara. Mezzo pieno giorno. Lo dice lei. Ok, eccoci arrivati. Anzi, faccio anche una cosa. Forza freno a mano, lo mettiamo più debole, così lo possiamo usare con più prepotenza. Derava 230, 182. Va bene, ci proviamo lo stesso. Come detto, se non troviamo le carte. 190 km orari. Che dite, ce la facciamo? Non lo so. Secondo me è complicatino. Però va bene. Puoi chiamarmi Leonardo, vai e vinci. Allora, questa è la strada che ho fatto in salita, quindi dovrebbe essere molto sportiveggiante per quanto riguarda le derapate. Il problema è forse a sto punto la velocità da raggiungere, però vabbè, pensiamo alle derapate adesso, che è là la cosa principale. Trova la traiettoria. Vabbè, lascia fare. Accumula. Occhio anche al traffico, perché qua ci vuole ancora più potenza, però, per l'auto, perché qua ne perdiamo troppa quando forza. Siamo in fase di derapata. Oppela. Stai andando bene, non mollare. In realtà stiamo facendo cagare, mi sa. Dobbiamo accumulare più puntoni, quindi beccheggiamo un pochino almeno. Non è la forma, Meg. Dobbiamo occhio anche al rischio di cazzo. Con quella tamponata all'albero ci siamo giocati il per 3 di prima, maledizione. Tienila. Momento. Dai che manca poco. Ok. Però non abbiamo raggiunto i 190. Vabbè, non era facile qua, però vabbè. L'importante è l'obiettivo, la scommessa ce la siamo fregata, bene così. Maledetti. Allora, per favore, card. 7 accelerazione, ci sta.
Monta. Va bene. Vabbè, sono 4 gare, quindi magari ci facciamo tutto in questo video. Vediamo anche gli altri gruppi, poi se riusciamo a fare tutto in video. Allora, c'è questo cartellone qui davanti. Noi andiamo a vedere la prossima gara, è lì sopra. Nessuno batte il re. 2,50 c'è Omar. Ryan, mi pare. È stato anni fa. Nessuno ce l'ha più fatta. Allora mi lasci tentare, altezza. Presto. Ma ora si va all'osservatorio. Allora, vabbè, ci facciamo quell'altra gara, ci vediamo direttamente lì. Io intanto qua spacco il cartellone, anche se in realtà già l'avevo spaccato, mi ricordo. Ah, ce lo rimettono uguale anche se l'ho già distrutto? Vabbè, ci vediamo all'arrivo. Eccoci arrivati. Oppela, con stile proprio. Scusate, ma voi parcheggiate qua, abbiate pazienza. Vai, va. Gli abbiamo distrutto la BMW a quell'uomo, ma è colpa sua. Derapa continuamente per 600 metri. Guarda, non ti dico neanche di sì, perché tanto qua è abbastanza improponibile. No, vabbè. Lasciamo se 600 metri. Se può fa. Adesso magari invece ce la facciamo. Vabbè, comunque. Tanto pensiamo a andare di prepotenza qui. Qua è meglio accumulare un po' di veloce. Dobbiamo fare 144.000, quindi occhio. Beh, prepotente. Non mollare, Mac. Per tenere l'accelerazione ci vuole. Poi in salita è peggio ancora, perché ci vuole ancora più potenza. Avete visto? Vai. Non manca poi molto, né ai punti né all'arrivo, in realtà. È come un giorno alla Spa, ma meglio. Così. Quanta prepotenza. Oh sì. Aspetta. Occhio. Quanti rischi. Però stiamo andando bene, dai. Olè. Bene così. Ok, stavolta la scommessa ce la siamo skippata. Un'altra card, per favore. Prepotente, freni, oddio. Livello 8, però freni un po' sprecato. Anche se effettivamente avevo già il monoblocco per i freni, però di livello 5. Quindi vai con questo. Finisci l'evento entro 110 secondi e batti. Vabbè, ci proviamo. Probabilmente 110 secondi sono pochi, ma va bene uguale. Spettacolo in salita. Ma il vero divertimento è tutto in discesa. Vai, allora di prepotenza qua. E probabilmente, come detto, visto che ci ha dato anche un tempo, dovremmo andare anche abbastanza spediti, non lo so, però. Bene. L'importante è fare il punteggio. Poi il resto. Le scommesse sono un contorno. Se ci riusciamo è bene, se no pazienza, però. Perdere la calma. Che altro, non perdiamo il controllo della macchina. La calma si può anche perdere, ma... Ok. Perché abbiamo fatto troppi pochi così, punti in quella zona, quindi cosa sa fare un matto. Vai. Dobbiamo fare i puntoni, perché non ne stiamo facendo tantissimi in realtà, mi sa. Cazzo. Ho sbagliato malissimo qui. Dobbiamo cercarla di buttare
di traverso non è così, proprio semplice in realtà come cosa, perché aspetta che non ci manca l'ultima curva, ma dobbiamo farla molto prepotente, altrimenti non ce la facciamo. Ok, aspetta che se no vabbè, a tempo abbiamo fatto probabilmente cagare, però l'autolog non abbiamo battuto, però quello che diceva lui sì. Tempo l'arrivo, no. Vabbè. Dobbiamo andare più prepotenti, però come detto, questo dipende anche dalla potenza dell'auto, perché più potente è, più riesce a derapare senza inclinare troppo l'auto, mandando, non dico quasi dritto per dritto, ma riesce ad essere anche più veloce. Noi per poter derapare con una minor potenza dobbiamo organizzarci. Questo ci sta, questo ci sta. Vai. Adesso stiamo migliorando un pochino, se no... Devo ammetterlo, un'ottima corsa cosmica. Ti fai notare? Spopoli online. Ah sì? Mitico! Sono anche risaliti a quanto hai fatto con il cambio radicale. Stai diventando una leggenda locale della derapata. Sono da sempre una leggenda. Fortune Valley ci arriva solo ora. A ogni modo, adesso puoi provare a battermi. Ci si vede alla Silver Canyon All Star. Finito di parlare. Lasciami andare sul tracciato. Ok, dai, allora adesso possiamo sfidare il tipo. Vediamo dove ci dobbiamo spostare. Allora, addirittura lì sopra. Mac, come va okay. Con il rombo di tuono? Benone! Il loro streaming fa ascolti record, grazie a me. Non badare agli ascolti, Mac. Il nostro scopo è arrivare al rush dei battuti, concentrati. Sai, senti. La fama è il motivo per cui sono in America. Voglio solo un assaggio, ok? Ok, Mac. Vai e stenditi, superstar. E non ti farò pagare per l'autografo. Mi sposto qua direttamente, per questo stavo aspettando la fine della chiacchierata, perché altrimenti se vado a fare lo spostamento non so se mi skippa l'audio. Allora, vabbè, siamo anche praticamente arrivati, quindi forse no, è linea d'aria, quindi non credo. Intanto scaldiamo un po' le gomme. Beh, dai, adesso l'ha presa bene, questa è molto prepotente. Ok, così. Vai. Non so che livello era, ma penso tanto, 280 forse. Derapa continuamente per un chilometro, guarda. Lascia stare, va. Non esageriamo. Arrenditi, Mac. Non raggiungerai mai il mio punteggio alla Silver Canyon Ultra. Questo lo 338.000, oddio, effettivamente è un bel po', eh. Speriamo che la nostra Skyline, così com'è, possa fare una bella figura. Allora, sua maestà, che ne pensa? Che ne penso? Che abdico e ti lascio il trono. Ci siamo. Vai, vai. Iniziamo. Stai in traiettoria. Che altro vai di potenza, altro che traiettoria. Qua dobbiamo... Sai, io ti ho capito. Ma davvero? La tua personalità frizzante è una messa in scena. Sei un artista, come me. Va e vinci, baby. Ah, va così. Il tuo punteggio resiste, Aki? Manca ancora tanto al traguardo. Mancano ancora anche un bel po' di punti in realtà, però. Però, bravo. Cominciamo. Chio. Beh, Aki, forse puoi battere il mio record. E vai! E ci proviamo, dai. Che fai? Mi porti sfiga, buon uomo. Avete visto? Cazzo.
Senti questo profumo, Aki? Lo è? È profumo di nuovo record! Sì, ma non ci bulliamo in questo modo prima di arrivare, perché... Molto bene! Cazzo, abbiamo fatto grande rabatone da panico. Di addio al tuo record, Aki. Beh sì, adesso possiamo bullarci un po', ok. Ci può stare. Il nuovo re delle derapate, baby. Ok, dai, questa è stata una bella gara. Ci è piaciuta. Ci dia qualcosa di prepotente, per favore. Vabbè, ci sta. Non aumenta niente in particolare, però già il livello 9, come vedete, fa aumentare un pochino accelerazione e velocità. Ottimo. Il nuovo auto ci ha sbloccato l'X6. Però siamo da fuori strada. Mustang GT anche da fuga la vedo abbastanza massiccia. Questa ci sta. O da rally o racing. Bellissima anche questa. Andremo a prendere da modificare. Comunque vediamo che... Adesso la corona è tua di diritto. Continua a fare pratica, Aki. Forse un giorno sarai tu a battere me. Dovresti entrare nei rombo di tuo. Gireresti il paese. Faresti dell'altro. Sarebbe fantastico, ma ho già una banda. Lo rispetto, so della tua lotta. I rombo di tuono sono con te, Vincent. Ok, aspetta. Qui, Mac. Sei un bastardo. Stai accumulando i click. Astringent. È Ash-Tight. Perché hai più follower di me? Ah, davvero? Mi allenerò senza sosta, Mac. E un giorno, io ti pagherò. Non vedo l'ora che ci provi, Astringent. Va bene. Allora ragazzi, i tipi della derapata li abbiamo battuti. Ora ci sono le altre fazioni da affrontare. Lo faremo nel prossimo episodio. Ci sono un po' di tutte le tipologie: fuga, gara e accelerazione. E noi allora ci vediamo con il prossimo appuntamento. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso, lasciate un like, condividete, mi raccomando, è molto importante. Seguitemi sui social che trovate in descrizione e ci vediamo allora con il prossimo appuntamento. Faccio qui un'altra derapata, che queste non si sa mai, queste stelline, vabbè, che adesso non so se servano ancora per sbloccare qualcosa per le modifiche delle auto, però li trovate in giro nel caso, queste zone utili per lo sblocco. Facci loro, vabbè, noi ci vediamo alla prossima allora ragazzi. Dai, un saluto a tutti da Quercaleale. I danni.